Io devo anch'io associarmi ai ringraziamenti all'amministrazione comunale, al sindaco e all'assessore che ci hanno consentito di installare in questa villa, dove l'istituzione, la massoneria, ha già una presenza. C'è un grande poeta che insegnò a Livorno, insieme con Pascoli, che divenne cittadino onorario di Livorno e consigliere comunale. C'è uno che ha finanziato le azioni del risorgimento, Adriano Remmi. I fratelli sanno che è particolarmente caro a me, perché ovviamente a lei mi è dedicata la loggia di cui sono rimasto, ahimè, l'ultimo dei fondatori. C'è Tedeschi. Oggi è il giorno della liberazione di Livorno. Sono 80 anni che Livorno è stata liberata. Per 10 anni Alessandro Tedeschi fu in esilio a Parigi, nella concentrazione antifascista, e morì, per sua fortuna, devo dire, poche ore prima che la Gestapo lo andasse a rilevare, perché era un ebreo livornese. Abbiamo pensato che donando questa cosa si porta il simbolo di un grande rispetto che la massoneria ha sempre avuto per le istituzioni repubblicane e per un piccolo particolare che l'avvocato Vivo le ha ricordato nella lettera fatta al comune. Nathan ha sposato a Livorno nel giugno del 1867, perché se i livornesi conoscessero bene la loro storia non dovrebbero abbassare la testa davanti a nessuno, perché in qualsiasi episodio della vita di questo nostro paese i livornesi si sono fatti onore, ovviamente dal 1606, perché prima non ce l'avevamo. Infine voglio ringraziare Stefano Bisi, che in questi anni ci ha aiutato oltre di dove, il nostro gran maestro toscano, e voglio salutare ovviamente il nostro gran maestro di recente nomina, a cui noi auguriamo ogni fortuna, anche perché credo che l'Oriente di Livorno abbia risposto positivamente a questa cosa. Un ringraziamento particolare al sindaco, all'assessore alla cultura, all'amministrazione nella sua interezza. Un grazie sentito, perché non capita spesso, diamo per scontato, ma non sempre c'è l'accoglienza che vedo che è di casa, almeno per quello che mi diceva Massimo, quindi veramente un grazie sentito. Un ringraziamento al Consiglio dei Maestri Venerabili di Livorno, al Gran Maestro Onorario Massimo Bianchi. Parlava prima della liberazione, è nato lui, ecco perché ci siamo un po' tutti liberati, i suoi 80 anni. Un'iniziativa meritoria, intanto nata in compagnia di altri componenti del Grande Oriente d'Italia, che hanno dato lustro non solo al Grande Oriente d'Italia ma a questa nostra Repubblica. Rievochiamo Nathan e diamo vita a Nathan. Oggi ricordarlo significa dargli continuità di vita. Lo dicevo prima con la giornalista, molti, anzi la maggior parte dell'opinione pubblica sa che Nathan è stato uno dei migliori sindaci che la nostra Repubblica ha avuto negli ultimi due secoli, possiamo dire, che ormai ci siamo avviati. In pochissimi sanno che Nathan è stato Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, e quell'opera meritoria di sindaco è stata possibile per quel sole che portava nel suo grembiule, che ha saputo illuminare la sua azione. Nathan ha incarnato l'essenza dell'essere massone, il rispetto degli altri, il dialogo, e oggi siamo qui a ricordarlo. Noi in altre occasioni l'abbiamo fatto, non a caso il luogo di incontro dei Fratelli di Roma si riuniscono in un luogo che chiamiamo Casa Nathan. E ridico oggi quello che il Gran Maestro dice, è iniziato già da tempo, e lo ricordiamo con orgoglio e lo rivendichiamo. Il fratello Nathan, il Gran Maestro Nathan, è stato colui che ha inaugurato la Casa Massonica di Roma a Palazzo Giustiniani nel 1901, e che il fascismo ci ha scippato e che la Repubblica si è probabilmente appropriata, ma le cose stanno andando per il verso giusto. Ci auguriamo che possiamo riportare un busto di Nathan in quel luogo che ci appartiene e lo rivendichiamo con orgoglio. Grazie a tutti voi. Sono chiamato a chiudere questo spazio dedicato a questa donazione. Io ringrazio innanzitutto per l'idea, per la squisitezza anche di come è stata posta e proposta.
Io stamattina durante le cerimonie che riguardavano appunto la liberazione di Livorno ho fatto un discorso legato a due elementi, cioè alla capacità che la nostra città ha di ricostituire comunità intorno al tema della memoria, intorno al tema del ricordo, e la necessità che sentiamo ogni giorno di traghettare questo atteggiamento e trasmettere la memoria a chi è più giovane e agli studenti in primis. Beh, questi sono compiti che ci dovranno vedere impegnati anche nei prossimi 5 anni, sto parlando naturalmente del sottoscritto, nell'arco temporale dell'incarico, ma devo dire che questi due elementi hanno visto nei 5 anni precedenti tanti momenti di grande valore. E in questo cammino che abbiamo fatto insieme ha coinvolto le persone che sono qua, Massimo e tutta la sua serie di idee che sono state proposte all'interno di questa città, anche per una lettura attenta della nostra storia, della storia che lui rappresenta e che voi rappresentate, anche per superare alcune stereotipi o alcune valutazioni superficiali che hanno caratterizzato soprattutto gli ultimi 20 anni, 20-25 anni. E questo secondo me è stato un lavoro di fino, un lavoro di cesellatura che indubbiamente è servito a Livorno e che ci porta a questa giornata odierna. Del via. Vado? 1, 2, 3. Siamo? Sì. Siamo. La malattia, la nostra malattia.